Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Maxi Dal Case. Oggi mi trovo in via Boccea 421 davanti alla Chiesa Ortodossa all'incrocio con Monte Spaccato e Torre Vecchia. E quello che ti presento è l'appartamento Cactus. È un appartamento al primo piano leggermente rialzato, con la particolarità di avere degli affacci molto alti, sì sulla verso la via Boccea, che è quella lì, ma molto alti, tant'è che affaccia come se fosse un secondo piano. L'appartamento ha un'esposizione da questa parte a ovest, dove espone praticamente quasi l'interità di casa. Soltanto una telecamera sfaccia a nord. Questo è il primo balconcino, comodo per un tavolino per due persone. Ecco qui, originariamente era un soggiorno con una cucina separata e la proprietaria nella ristrutturazione che ha fatto nel 2014, quindi una decina d'anni fa, quindi dove ha rifatto impianti, infissi, persiane esterne, impianto elettrico e idraulico, ha anche abbattuto il muro che divideva soggiorno da cucina e ha fatto un ambiente unico. Poi c'è questo disimpegno, leggermente soppalcato, il bagno, che è un bagno comunque di modeste dimensioni, con vasca, e poi qui in fondo la prima camera da letto, con le finestre in alluminio e doppio vetro chiuse, chiaramente non si sente alcun tipo di rumore. Attualmente in questa camera c'è sia il letto matrimoniale sulla destra che un letto singolo sulla sinistra. E poi in fondo una camera molto spaziosa, che ha la particolarità e la bellezza di avere queste due finestre con due balconi. Questo è il primo. I balconi sono anche piacevolmente comodi, entrano sempre anche qui un tavolino. Ecco l'affaccio, lì si va verso, diciamo, direzione Casalotti, per intenderci, dove c'è l'Unicusano, la Chiesa Ortodossa, e lì è l'incrocio con Torre Vecchia e Monte Spaccato. E qui l'altro balcone. Anche questo ha generose dimensioni, affaccio simile. Quindi l'appartamento si trova in via Boccea 421, è l'appartamento Cactus. È un primo piano con tre balconi, soggiorno con angolo cottura di 27 metri quadri, due camere da letto matrimoniale e un bagno. Penso che sia una soluzione davvero interessante. Se pensi che sia la casa adatta alle tue esigenze, non esitare a contattarmi. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.